Vediamo, no? Parleremo con la società, col direttore, io non ho problemi. Quando mi hanno chiamato e mi hanno proposto di venire qua, sono stato subito entusiasta e ho dato subito la mia piena disponibilità e quindi sono qua. Ma non avete ancora parlato? Non abbiamo ancora parlato, vediamo come andrà la stagione. Sono appena arrivato, è 7 mesi che ero fermo, insomma era parecchio tempo. Ora, qualche giorno spero di stare meglio, già comunque mi sento in buona condizione, e poi vediamo come andranno queste partite, vediamo. Come hai vissuto questi 7 anni di... Scusa, 7 mesi di attività, 7 anni, un po' troppi. Un incubo, ti dico la verità, un incubo e non arrivava mai una fine, perché mi sono state proposte alcune cose, ti dico la verità. Però non erano cose che mi interessavano, erano situazioni non giuste secondo me e ho preferito aspettare. E alla fine ho fatto bene, perché questa è l'occasione della vita. Ma ti sei allenato? Cosa hai fatto? Sì, mi allenavo con una squadra di eccellenza del mio paese, chiaramente non è la stessa cosa, vi dico la verità. Però sono qua con veramente tanta voglia. Senti, arrivare l'ultimo giorno di marzo e buttarsi subito nella mista, una squadra che insegue i playoff, c'è una situazione anche di emergenza specifica nel tuo ruolo, quindi quantomeno andrà in panchina, insomma, sarà convocato. Ma ti dico la verità, la squadra è una squadra giovane, sono tutti dei bravi ragazzi, ho iniziato a conoscerli, quindi non ho avuto problemi a inserirmi, ora piano piano li conoscerò meglio. Per quanto riguarda l'emergenza portieri, non so, io sono a piena disposizione del mister, della società, quello che vorranno fare, io sono qua per questo. Come ti stai adattando al... Chiedo scusa. Fisicamente come ti sei, pensi possa essere sufficiente questo breve periodo per rimetterti in gioco? Ma ti dico, sicuramente non voglio essere bugiardo, ti sono al 100%, perché sarei bugiardo a dirtelo, no? Però non sto male, se devo giocare sono pronto, gioco. Comunque non è il primo campionato che faccio, nel senso vado dentro e faccio sicuramente la mia partita. Quindi supporteresti eventuali carenze fisiche con l'esperienza che hai maturato fino ad ora. Quali sono le tue caratteristiche come portiere nel tuo ruolo? Ma dai, questo non dovete chiederlo a me, no? È anche brutto che venga qua a dirvi quali sono le mie caratteristiche. No, perché cioè, sei in grado di adattarti appunto al... Penso di sì, sì. Guarda, ti posso dire una cosa, e lo dico senza presunzione perché non è nel mio carattere. Gioco bene coi piedi, so che al mister piace, quindi... Ecco, era quello. Gioco bene coi piedi. Hai avuto altri allenatori in passato che si facevano un po' la filosofia di Zema, cioè difesa molto alta, portiere molto fuori dall'area? Guarda, ti dico, più che allenatori, ho avuto un allenatore dei portieri, che è stato il primo allenatore che ho avuto nei professionisti, avevo 17 anni, ero a Spezia, che gli piaceva molto che io leggessi prima le situazioni, che stessi alto, che giocassi alto, quando ero molto giovane, avevo 17 anni. Chi era? Rolandi, Maurizio. Come? Rolandi Maurizio, ex portiere, ha giocato in fine Serie B. La tua carriera a Spezia è la tappa più importante? Ma Spezia è la mia città, è la città dove sono cresciuto, ho fatto lì le giovanili, poi sono andato in giro a giocare, sempre in prestito, ho fatto Serie D, C2 e poi sono tornato in Serie B, ho avuto il piacere, l'onore di giocare nella mia città in Serie B, poi purtroppo è arrivato il fallimento e insomma ho dovuto prendere un'altra strada, però sicuramente... tutto per me, no? La mia città e rimarrà per sempre nel mio cuore, no? Invece lo Zaccheria tu ci hai giocato da avversario 2 volte? Sì. No, ho giocato una volta, l'anno scorso col Giulianova la seconda giornata. E poi al ritorno 1-1. Foggia fece gol alla fine, su un rimpallo, non so se vi ricordate. E invece al ritorno non giocai perché ero infortunato, come diceva prima, ero infortunato, sono stato 2 mesi fermo. Senti, le impressioni all'interno dello spogliatoio a pochi giorni da una sfida fondamentale, come un preliminare per accedere, diciamo, agli spareggi. Certo. Guarda, io ho visto una squadra molto carica, anche questa è bello, no? Questo fatto così giovani, questi ragazzi hanno veramente tanta voglia, sono sempre carichi. Io sono rimasto veramente sorpreso dall'entusiasmo che c'è qua, non mi era mai capitato di trovare una squadra con così tanto entusiasmo, vi dico la verità. E il mister?
E il mister, insomma, non lo scopro io, lo conosciamo, io non lo conoscevo personalmente, ma lo conosciamo tutti. Per adesso mi ha fatto una buonissima impressione, vediamo, sì, no? In questo periodo lo conoscerò sicuramente meglio. Qual è stata la prima cosa che ti ha detto il mister? Ma guarda, siamo presentati, due parole, mi ha chiesto se dove ero, se mi stavo allenando, se non mi stavo allenando in questo periodo, giustamente si è informato. E poi niente, più che altro, guarda, ho parlato perché sono dovuto andare a fare le visite mediche, ci siamo parlati per quello. Però queste sono state le prime cose di cui abbiamo parlato. Sì, come allenatore del portiere è Franco Mancini. Sì. Bravo e spericolato, no? Come sì, etichetta. Sì, sì. Lo conoscevi? Quanto lo conoscevi? Guarda, lo conoscevo chiaramente, l'ho visto giocare. E l'anno, il primo anno, come ti dicevo prima, che ero a Spezia, avevo 17 anni, lui era a Pisa e ci fu il derby, io facevo il terzo e non mi ricordo se ero in panchina o in tribuna perché si fece male il portiere e feci per qualche mese il secondo. E mi ricordo un derby in casa Spezia-Pisa e il derby di ritorno Pisa-Spezia. L'ho visto giocare anche dal vivo, oltre che gli anni passati, insomma, con Foggia e Bari. Grazie. Grazie a voi.